Live Social. Live social, interviste, storie, carissimi amici e ascoltatori, benvenuti e bentrovati sulle frequenze di Radio News 24. Sono in collegamento telefonico con una dietista e biologa nutrizionista. Parleremo di smart eating in tempo di coronavirus, come restare a casa restando in forma. Lo faremo assieme alla dottoressa Chiara Lo Schiavo. Benvenuta a Live Social. Grazie. Grazie a lei, dottoressa Lo Schiavo, un saluto agli ascoltatori. Dunque, smart eating, cosa definiscono queste parole, cosa vuol dire e come possiamo comportarci in tempo, al tempo del Covid-19? Beh sì, siamo sicuramente in un momento di grandissima emergenza sanitaria, quindi dobbiamo cercare di limitare ovviamente i contatti e da casa, oltre che lavorare attraverso lo smart working in maniera agile e quindi intelligente, potremmo proporre un modo di mangiare altrettanto valido che possa significare quindi in questo caso la parola smart eating. Sicuramente in questo periodo è possibile farsi prendere più del solito da quella che viene definita fame emotiva, no? Quindi sì, quella condizione per la quale più che mangiare per un'esigenza fisica effettiva di ovviamente integrare nutrienti ed energia per la nostra giornata, lo facciamo magari per coccolarci, per distrarci, per festeggiare in altre circostanze, ma comunque insomma per riempire momenti di noia e di vuoto. Quali possano essere dei nutrienti, diciamo, su cui puntare l'attenzione in questo periodo? Sicuramente il nutriente vitamina D3, che possiamo trovare ovviamente in cibi di origine animale, quindi chiaramente carne, latticini in primis, sì, anche tutte quelle sostanze chiamate polifenoli, fitochimici, come sì, per esempio quelle contenute nel melograno, la tianina del tè verde, della curcuma, quindi che contiene la sua curcumina, ma potremmo nominare anche eventualmente altre sostanze come il sulforafano presente nei germogli di broccolo, il resveratrolo stesso, certo, della buccia dell'uva, che sì, sono sostanze che vanno a potenziare le nostre difese immunitarie. Oh, quindi ecco, in un momento del genere sono veramente anche antiossidanti naturali ottimi per il nostro organismo. Io la ringrazio, dottoressa Lo Schiavo, un saluto, un ringraziamento, le auguro il meglio per il futuro, un saluto e un ringraziamento ancora alla dottoressa Chiara Lo Schiavo, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie. Grazie Riccardo, arrivederci. Live Social.